Allora, diffusa. posso dire Sì. due o tre cose? Allora, Sì. la prima è che la carità cristiana non deve essere confusa con il vantaggio economico. Quindi, se si parla di ospitalità diffusa e delle strutture decidono di ospitare gratuitamente degli immigrati, chiaramente non possiamo che esserne soddisfatti. Il problema è quando dietro c'è un business di denaro che non solo in alcune regioni dove sono scoppiate l'inchiesta è presa in tutto il paese, perché è sbagliata la filiera che ha messo in campo il ministro degli interni. Mi dispiace alla consigliera dell'NCD, però il problema è vero che oggi c'è una grande, è molto appetibile l'accoglienza, perché sostanzialmente sull'accoglienza si crea un business, e questo sta succedendo e succederà con tutte queste norme, perché anche il fatto di dire facciamo pulire le strade, utilizziamo questi profughi in una certa maniera, vuole anche dire che tutti i disoccupati italiani, ad esempio noi abbiamo il caso Ilva che c'è anche a Genova, dove abbiamo tutta una serie di persone da collocare che dovevano andare anche a quelli che potevano lavoro essere volontario gratuito, il lavoro gratuito. Sì, ma non è lavoro volontario gratuito, perché noi comunque l'immigrato lo paghiamo, c'è un costo di 50 euro al giorno uno per l'altro, per il governo italiano e per le amministrazioni. Sì, perché faccia. Tra l'accoglienza è così, ma guardi i dati, il comune di Ventimiglia è fuori di 120.000 euro per questa situazione. Non solo, con un immigrato che lavora volontariamente, ma che cosa sta dicendo? Infatti non esiste questo problema. Andiamo avanti. L'altro problema è che l'altro elemento che determina questa massa di poveri, come dicevo, di nolfi che vengono in questo paese, che tutta una serie di lavori in questo momento in Italia vengono sottopagati, perché si pensa che riducendo il salario di certe situazioni sia più competitivi. Non è così. Noi abbiamo tutta una serie di situazioni che non si riescono più a gestire. E il problema di pensare di utilizzare questi come una risorsa economica è sbagliato, perché cambia il sistema produttivo del paese. Noi oggi avremo bisogno di investire sulle nostre aziende, come ha fatto la Germania, certo, sulla ricerca, e abbiamo bisogno di soldi pubblici, abbiamo bisogno di sbloccare per i comuni tutti i soldi che sono nelle casse comunali e per i patti di stabilità non possono essere bloccati per far ripartire i lavori. Allora, questi sono i problemi che rimettono un meccanismo virtuoso nell'economia del paese. Mi scusi.